dimmi. Il significato della vostra presenza in questa manifestazione oggi a Seccagambe? L'obiettivo è indubbiamente quello di sensibilizzare quanta più gente possibile al rispetto dell'ambiente, è ovvio. E vorremmo anche essere un deterrente nell'idea che anche solo incontrandoci la gente possa avere un po' timore di noi, non so se funzionerà. Di certo quello che io sopporto meno è sentir dire chi si sono i rivinisi. Vorremmo dimostrare che i riveresi sono anche molto altro. Per esempio, gente che si attiva e che in una caldissima domenica mattina sacrifica la sua giornata per dare un servizio alla comunità. Certamente vedere e vivere in un luogo che è più accogliente, più ordinato e più pulito è qualcosa che piace a tutti, non penso solo a noi di Ribera Lab. Devo dire, in questa operazione sono stati meravigliosi i ragazzi degli Holy Fun Games, che sono dei ragazzi veramente molto speciali, e i ragazzi di Ribera Nights Basket, che ci stanno veramente supportando. Noi da soli forse non avremmo fatto lo stesso lavoro, potevamo occuparci di uno spazio minore. Invece stiamo presidiando da Pietre Cadute al Cocorito, quasi, con pochissime zone di vuoto. Speriamo di ripetere ancora l'operazione e di avere ancora sempre più persone a supporto. Anche oggi Nights presenti alla Domenica Ecologica, ci teniamo a essere sempre presenti in questa attività importante per la nostra comunità. Ringrazio Ribera Lab, ringrazio gli Holy Fun Games, i ragazzi degli Holy Fun Games, ovviamente al di là dei nostri cestisti, per la presenza oggi. È stata una giornata molto, molto importante, abbiamo raccolto tantissima immondizia dalle nostre spiagge, quindi è stata una giornata produttiva. Speriamo di essere ancora più numerosi alla prossima occasione, perché solo così tutti insieme possiamo fare la differenza.